Ci sono preti online che evangelizzano in uh, diversi modi, insomma, però è bene che ci siano perché la Chiesa si sta adattando ai tempi. Sono d'accordo, sono d'accordo. I preti youtuber. Ci sono i preti youtuber, <ride> poi abbiamo i preti co-conduttori qua con noi in fuori programma, a sua somiglianza lo è perché Don Speriamo. Pasquale ci illumina anche nelle nostre domeniche passate insieme e a proposito di preti youtuber ritroviamo Don Giovanni benvenuto. Sono una sorta di tutorial, no? i giovani soprattutto conoscono questo termine, vanno eh, nella rete, cercano i tutorial, non so se lo sai, per truccarsi, per vestirsi, per poter comunicare, ecco a noi questo interessa e quello di Don Giovanni è in effetti un tutorial, un tutorial. perché ti dà le istruzioni da seguire. Per, in questo caso, nella puntata di oggi, per fare dei complimenti efficaci. Perché a volte, sai, la gente è un po' avara in questo senso. È avara di complimenti. Mm, chissà mm. qual è il motivo. Invidia? Ma può darsi. O oh, effettivamente eh, perché non apprezza. Eh. O non <ride> potrebbe non apprezzare, è giusto, anche questo è vero. Però sentiamo cosa, quali segreti ci svela Don Giovanni Benvenuto. La settimana scorsa ho ricevuto questa email. Dice così: "Ciao Don Giovanni, ci potresti dare qualche indicazione per fare dei complimenti veramente efficaci? Fare un complimento a una persona equivale a farle un dono grandissimo, inestimabile. E questo dono non soltanto le farà piacere e la farà crescere, ma farà anche crescere il nostro rapporto con lei". Allora, prima di darvi tre segreti per cui eh, i vostri complimenti coglieranno veramente nel segno e saranno molto apprezzati, saranno molto utili, vi voglio prima dare qualche avvertenza perché eh, è importante tenere conto di queste piccole cose. Prima di tutto cerca di non esagerare, di non riempire una persona di complimenti tutto in una volta, meglio Dilazionarli magari nel tempo e poi cerca di non essere ossessivo, cerca di non rivolgerti sempre alla stessa persona per non farle magari nascere strane idee, specialmente se la persona è dell'altro sesso. E poi cosa importantissima, fai soltanto complimenti sinceri, non farli tanto per farli ma falli se veramente pensi quello che stai dicendo e se davvero il complimento è sincero, mantieni il contatto visivo con quella persona, anche questo aiuterà a far capire che stai dicendo cose veramente sentite dal profondo del cuore. E poi mentre fai un complimento sorridi, ma non ridere, non esagerare, perché è vero che a volte... E magari sia un po' in imbarazzo, allora anche una battutina serve a stemperare questo imbarazzo. Ma attento a non dare l'impressione che magari la stai prendendo in giro. Ok, dopo aver letto attentamente queste avvertenze, passiamo a tre segreti per cui i tuoi complimenti coglieranno veramente nel segno: primo, focalizzati sull'interiorità piuttosto che sull'esteriorità, il classico complimento. E come stai bene con quel vestito? Ma che bel taglio di capelli! Certo, ci può far piacere, ma non ti farebbe ancor di più piacere se ti dicessero: Guarda, ho proprio apprezzato tanto come hai gestito quella situazione difficile sul lavoro. Oppure apprezzi di più quando ti dicono che sei stato bravissimo ad abbinare il colore della cravatta con il colore dei tuoi calzini oppure quando ti dicono che apprezzano proprio. Quel lato del tuo carattere. L'esteriorità è alla portata di tutti, ma essere attenti all'interiorità eh, non è da tutti perché denota uno sguardo più profondo, un'attenzione più grande nei confronti della persona. E credo che a tutti noi faccia molto piacere eh, quando riceviamo un segno di attenzione profonda alla nostra persona. Secondo, focalizzati più sullo sforzo che sul risultato. La tipica frase, complimenti per l'impegno, è vero che è diventata in un certo senso qualcosa di riduttivo. Non so, se fai una torta e ti dicono complimenti per l'impegno, probabilmente vuol dire che questa torta non era granché. Ma immagina un'altra situazione. Immagina ad esempio un bambino che non sia ancora riuscito bene in quel piccolo compito che doveva fare. Immagina di dirgli guarda, ti sei proprio impegnato, guarda, ti sei proprio sforzato, proprio notato che ci hai messo tutto l'impegno del mondo. Ancora un pizzico di impegno e vedrai che la cosa ti riuscirà proprio bene. Anche perché pensaci bene, il risultato non è sempre alla nostra portata, ciò che noi possiamo controllare. È il nostro sforzo, è il nostro impegno, è il processo con il quale noi andiamo in quella direzione. E allora essere lodati per questo piuttosto che per l'impegno significa riconoscere che noi stiamo dando il massimo in ciò che è il nostro potere fare. E questo sicuramente, specialmente nei bambini e negli adolescenti, può accrescere molto l'autostima. Oppure immagina di dire a un tuo amico: guarda. So che sei in una fase molto difficile, molto delicata della tua vita e devi prendere delle decisioni molto importanti e credo che tu sia stato molto in gamba a fare quella scelta. Terzo, focalizzati sulle cose piccole piuttosto che sulle grandi. E con gli amici o ancora di più in famiglia spesso le cose piccole le diamo per scontate eppure... Credo che la nostra vita sia composta per la maggior parte proprio da cose piccole, banali, quotidiane, invisibili. Ecco perché in famiglia, ma anche sul lavoro, nelle amicizie, è importante complimentarsi su cose piccole, perché in quel modo è come se le togliessimo dall'invisibilità, le restituissimo dignità. E ridiamo importanza a cose piccole che nella stragrande maggioranza dei casi eh, neppure ci accorgiamo che vengono fatte ok per adesso però esercitati a fare i complimenti secondo queste linee guida questi tre segreti senza dimenticare le avvertenze iniziali molto importanti e a questo punto beh se sei arrivato fin qui do per scontato che questo video un pochino ti sia piaciuto allora se vuoi Potresti farmi un complimento che mi farebbe molto piacere. Condividi questo video con i tuoi amici. E eh, condividere, condividere, risuona anche sui social questa parola, come abbiamo potuto sentire. Eh, Don Pasquale, eh, è vero, il complimento deve essere sincero. A volte a me è capitato, ahimè, di fare complimenti non sinceri. Poi mi si sono rivoltati, rivoltati contro. Conto. Allora, è tanto difficile complimentarsi, gioire per qualcosa che l'altro, chi ci sta di fronte, fa o dice? Beh sì, dipende tutto da, da se stessi, in fondo, dalla capacità di entrare in sintonia con, con l'altro, di, eh, di compatire, eh. ecco, cioè perché la, la compassione dice questa sintonia con le passioni dell'altro, è ovvio che quando si gioisce con l'altro, perché l'altro gioisce, è sempre il risultato di una... Di una maturazione umana e anche di una maturazione cristiana abbastanza, abbastanza grande, anche se Don Giovanni ci consigliava di focalizzarci molto di più sul processo piuttosto che sui risultati, quando io mi rendo conto che riesco a fare dei complimenti dettati dalla sincerità, allora posso dire di essere arrivato ad un risultato abbastanza buono di maturazione. Penso che dobbiamo gioire anche di questo. Insomma. È vero. Però, come esistono le bugie bianche, cosiddette bianche, potrebbero esistere? Grazie complimenti bianchi per educazione insomma. Penso di sì, per formalità mm. ci sono alcuni contesti che richiedono anche una certa etichetta a cui non, ci, non possiamo sfuggire, penso che i complimenti bianchi non siano proprio del tutto malvagi. Ecco. ecco dai, insomma, anche per rispetto, per educazione nei confronti dell'altro. Allora abbiamo queste, questi suggerimenti che ci arrivano direttamente da Don Giovanni, esperto in comunicazione, se volete potete visitare la sua pagina, comunicare il sorriso di Dio. ecco è un complimento con il sorriso senza ridere insomma sguaiatamente no. fa sempre bene riceverlo anche un buongiorno insomma è una sorta di eh, motivo per affrontare la giornata con il sorriso in maniera positiva come i nostri, I nostri ah. buongiorno <ride> i nostri buongiorno ci fermiamo ancora qualche istante e poi ci caliamo in un'altra realtà che don Pasquale conosce molto bene parliamo di azione cattolica